come nasce la collaborazione con Effisio Marras? Sono due mondi che si incontrano, molto diversi, e volevamo uno stimolo in più, volevamo una sfida diversa. Ci ha contattato Effisio, anche perché avevamo trascorsi storici tra i nostri nonni che hanno collaborato assieme tanti anni fa, e quindi è stato un modo proprio per mettersi alla prova e per affrontare un consumatore, un mondo diverso dal nostro. Devo dire, c'è stato subito feeling, abbiamo trovato delle idee molto diverse dalle nostre che abbiamo cercato con la nostra capacità industriale di trasformare in prodotto. Devo dire che il connubio è stato finora molto 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 positivo. È la prima volta che LBM collabora con un designer esterno, e ce ne saranno di altre? È assolutamente la prima volta, insomma, un'azienda familiare, quindi cerchiamo di sviluppare tutto internamente. Devo dire che è stato finora molto positivo, quindi siamo convinti che collaborazioni con designer esterni possano portare know-how all'azienda, e quindi siamo convinti che possa essere una strada da portare avanti per il futuro. Come si è chiuso il 2018 di Lubiam e quali sono le prospettive per il 2019? Abbiamo chiuso un anno mantenendo i numeri dell'anno scorso, attorno ai 54 milioni di euro. Devo dire che siamo soddisfatti per la situazione di mercato che c'è in generale sul capospalla. Abbiamo fatto molto bene la prima stagione, primavera-estate, quindi siamo convinti di chiudere con un aumento del fatturato la prossima stagione, quindi siamo decisamente soddisfatti. A che punto è il progetto di lancio dell'e-commerce? È un'altra sfida che stiamo portando avanti. Indubbiamente l'e-commerce è diventato uno dei fattori di vendita molto importanti. Abbiamo sempre cercato di evitarlo, oggi siamo convinti che sarà una parte del nostro futuro, quindi stiamo sviluppando un nuovo e-commerce. Siamo convinti che nell'arco di quest'anno riusciremo a metterlo online, e quindi indubbiamente è un'altra sfida che stiamo portando avanti, sempre per coprire più consumatori in giro per il mondo, che poi l'obiettivo è quello. Quali sono le nuove sfide per i prossimi 12 mesi di Lubiam? Sviluppare ancora di più i mercati esteri. Oggi noi abbiamo raggiunto il 50% del fatturato sull'estero, ma ci sono mercati con cui stiamo crescendo molto bene. Il mercato americano è un mercato che ci sta premiando, il mercato europeo anche, ci sono tante sfide da portare avanti, quindi l'intenzione è sviluppare sempre di più sul mondo estero, implementare ancora di più su misura, che è diventato negli ultimi anni uno dei fattori principali dell'azienda. Oggi siamo a un po' più del 10% del fatturato come servizio su misura, e abbiamo ottime possibilità di sviluppo perché è un servizio sempre più richiesto in cui noi siamo, devo dire, molto bravi, e quindi sono le nuove sfide su cui punteremo tanto per la prossima stagione. Durante la 95esima edizione di PT Immagine Uomo viene svelata per la prima volta la capsule Effisio Marras for LBM 1911. In cosa consiste questo progetto? Ah, questo è un progetto di cui io sono contentissimo, vado molto fiero e sono quasi incredulo. È partita come una proposta di fare tre giacche, siamo invece finiti con una vera e propria capsule, quindi sono 15 pezzi in tutto, 9 look completi, dove qua stiamo facendo vedere diciamo quelli più forti, ma anche ovviamente i miei preferiti. Aiuto, è proprio un connubio di due realtà apparentemente molto distanti, invece abbiamo scoperto che abbiamo molte molte cose in comune, molti gusti similari, e molta voglia di lavorare insieme soprattutto. Cosa comprende la capsule? Allora, la capsule comprende 4 completi, giacca pantalone con dei pantaloni diversi che vanno dagli skinny, qui diciamo il 5 tasche classico, un pantalone molto ampio che viene da un modello di tuta che però è diventato invece sempre completo, un modello di giacca a doppio petto che si ripete due volte, una giacca monopetto con una grande stampa transfer, e anche due capispalla, fra cui un bomber e una giacca da caccia. Il pezzo rappresentativo della capsule? Il pezzo rappresentativo secondo me è assolutamente il completo con la stampa transfer a capo finito, che è anche stato il pezzo sicuramente più difficile da fare, che è nato come il completo più classico, ma che alla fine è diventato il pezzo di punta, il preferito di tutti in azienda. Ne vado molto molto fiero, non vedo l'ora di metterlo. Dove e quando verranno svelati gli altri look della capsule? Allora, li sveliamo la capsule intera a Milano l'11, dalle 2 alle 6 nello store di LBM in Monte Napoleone, e presenteremo tutta la capsule completa.